Questa trasmissione vi è offerta da Azienda Agricola Paolo Calcagno, Olio Roy, Montallegro, Centro Agroalimentare di Genova, Cantine Lune Bosoni, Pastificio Artigianale Alta Valle Scrivia. Ma non dovevate essere sulle Dolomiti, questo pensano da casa Sergio Rossi, invece fate vedere la lanterna? Beh, dobbiamo pure tornare, non è che possiamo fermarci su. Il nostro studio qui dal centro di Genova per raccontare brevissimamente quello che succederà. Il nostro viaggio sulle Dolomiti sta per iniziare, Sergio Rossi, cosa attendersi in 30 secondi? Beh, attendersi sicuramente grandi campioni dello sport che si cimenteranno con uno dei nostri prodotti simbolo, quindi il basilico genovese DOP e il pesto. L'avvicinamento può iniziare, la prima concorrente Sergio Rossi, lo diciamo subito, sarà Isolde Kostner e come maestro il produttore di basilico DOP genovese Paolo Calcagno. Certo. In macchina, si parte. Ancora negli occhi la trasmissione di 12 mesi fa, quando Mauro Corone e Cristian Ghedina, ma tanti altri, furono i veri ambasciatori della Liguria all'insegna della gastronomia. Quest'anno il format ritorna, Sergio Rossi, con una novità, un vero e proprio campionato del mondo di pesto al mortaio all'insegna dello sport. Sì, è un campionato di pesto al mortaio e la rotta è verso Selva di Val Gardena per cercare di vedere come si cimentano gli sportivi col nostro pesto. Bisogna capire, si diceva, se il pettorale numero 1 porti bene o porti male. La pista è immacolata, ma non abbiamo ancora di riferimenti con gli altri avversari. Isolde Kostner, eri una da numeri bassi in pista? Quando si poteva, partivi con l'1? A me piaceva partire con i numeri bassi, sì. Con l'1 magari in discesa libera un po' meno, però perché con la pista 6, ghiacciata. 7... No, perché è meno veloce. Ho capito. Calcagno, va bene partire con l'1 nel Mondiale del Pesto? Essere la prima? Essere il primo basilico, sì. È perché è più fresco. È più fresco, la mattina presto, difatti viene raccolto sempre la mattina presto, nelle prime ore del mattino, il miglior prodotto. Sergio Rossi, allora il pettorale lo mette lei a questo onore di vestire Isolde Kostner. Cara Isolde, intanto grazie per questa accoglienza, siamo tra Ortisei, la tua Ortisei, grazie. E Selva di Val Gardena, guardiamo la Saslong da qui. Qui la prima tappa, Sergio Rossi, di una puntata straordinaria. Che posto intanto e che accoglienza. Accoglienza come sempre qui, un'accoglienza straordinaria, il posto è bellissimo e quindi direi che ora vediamo, perché mi sa che i numeri uno rimangono numeri uno sempre. Allora il giudice più importante Sergio Rossi, co-conduttore di questa trasmissione, assistito dal fornitore ufficiale del basilico DOP del campionato del mondo del pesto al mortaio, i due grembiuli, quello del giudice e quello dei concorrenti rispettivamente a rosso e verde. Sergio Rossi, ancora prima di parlare di basilico, qual è il consiglio da dare subito a Isolde Kostner? Beh, per essere insieme provante a Paolo Calcagno spiegheremo più o meno qual è il procedimento. Poi è chiaro che ognuno ci mette del suo e nessuno si aspetta il pesto migliore del mondo, ma secondo me verrà un pesto ottimo. 7 ingredienti, cara Isolde, quali Sergio Rossi? Beh, allora tanto si parte di solito dall'aglio, noi consigliamo un aglio che non sia molto forte perché così è un po' più moderato il sapore, poi il sale,
poi si mettono i pinoli, poi ci sono due tipi di formaggio, naturalmente il basilico e l'olio extravergine di oliva DOP Ligure. Allora, pochi discorsi, Isolde cosa deve fare? Cominciare con uno spicchio d'aglio. Forza e coraggio, ma come va messo questo aglio? Allora, l'aglio in teoria andrebbe a vedere, bisognerebbe guardare sempre che dentro non ci sia l'anima, quella roba verde. Quella va tolta perché è molto forte. Come te la cavi in cucina, a prescindere dal pesto, Isolde? Me la cavicchio. Devo dire la verità che non amo cucinare. Però avendo famiglia... Tre bimbi, ragazzi, anzi, non più bimbi, quindi insomma ti tocca. Mi tocca, mi tocca. Hai un piatto del cuore? Le lasagne. Sì? Che fai tu o che preferisci? No, che faccio io. Beh, insomma, fare le lasagne non è semplicissimo. Sì, ma butta dentro, va bene. E ora lì con l'oliva ho pestato con due o tre pinoli. Prego Isolde, tocca a te. E allora, i pinoli sempre molto cari. Pinoli noi siamo liguri. Liguri, sì. Spendono un po'. Ci piace. Okay, rigorosamente italiani. A questo punto cosa pestate. Consigliate? Così, guarda te. Cosa vuoi fare? Già so, sa già. Isolde, hai mai avuto nella tua carriera, mentre approcci con i primi passi, le prime pestellate con la Liguria, sei mai stata dalle nostre parti? Sì, che sono stata. Andavamo spesso a Natale, tra Natale e Capodanno, ad allenarci atleticamente a Varazze. Vicino a dove arriva questo pesto, insomma. Ah, dai. Vicino a Varazze c'è Celle Ligure e la famiglia Calcagno opera lì. Tanto qua è perfetto. È perfetto? Guardi. Sì. Allenare atleticamente. Atleticamente? A correre sulla battigia del mare o a correre su in collina? In palestra. Andavamo quasi solo in palestra. Correvamo poco all'aperto perché, a dire la verità, mi ricordo che pioveva sempre. Ritmo però, ragazzi, perché è decisivo. Ora questo bisogna toglierlo, cioè consigliamo di solito di toglierlo e di metterlo da parte. Usando un cucchiaio, quindi? Okay. Le occasioni come queste, Sergio Rossi, sono opportunità per parlare con grandi campioni, per unire la Liguria all'Alto Adige e chiedere, per esempio, a Isolde oggi... che cosa faccia, di cosa si occupi. Siamo una struttura bellissima al servizio della clientela, appartamenti ma anche B&B? Sì, al giorno d'oggi gestisco questo B&B e appartamenti con mio marito. Oramai sono sposata da quasi 18 anni, quindi sono fissa qua. Tra l'altro l'anno scorso a dicembre ho aperto uno chalet di lusso a Ortisei, quindi... È un... Vita da imprenditrice. Sì, vita da imprenditrice e da mamma, sì. Però poi ne parleremo magari più tardi. Essere imprenditrice in un certo senso è come essere atleti, cercare di fare le porte in mezzo alla burocrazia, in mezzo alle difficoltà. Calcagno diceva? Adesso bisogna prendere il basilico, tagliarlo qua così, e spelucarlo tutto. Quali foglie bisogna prendere? È la parte più tenera, sempre la parte più tenera della pianta. E quanto ne mettiamo, Rossi? Prego. Togliere la parte alta con... Perché poi è chiaro che il campione sarà questo per Isolde, finirà come succederà per le altre atlete e gli altri atleti in questa confezione, ma in realtà secondissimo la pasta per tutti con quello che fa Isolde, male non sarebbe, no? Cucinosofo. Per tutti bisogna vedere quanta pasta butta. Con un mazzetto quanto pesto ci esce, Calcagno? Con un mazzetto ci esce il pesto per quattro persone. Per quattro persone? Sì. Beh, siamo a posto noi. Questi bouquet qua... Poi arriveranno anche i figli, sono tre, ce ne vorrà un altro, beh, insomma. Eccoli. A quel punto bisogna andare avanti? Cominciamo a lavorare, a pestare quello. Cominciamo a pestare. Quanto deve pestare, fin quando? Scusi. Prego. Così, guardi. Ecco, bravo. Vado così. Cosa meno, abbiamo portato a posto i soldi. Abbiamo messo sotto questo, perché così può girare e non si rotola la tovaglia. Ok. Mentre gira, così meno. Il sale, un goccino di sale, quanto ne mettiamo di sale? Un pizzico, perché poi il formaggio è molto saporito. Benissimo. Sale grosso pure? Sì, così. Così, basta? Sì, va bene, aiuta a triturare e aiuta anche a non fare ossidare o far meno ossidare il basilico, quindi il pesto diventa meno nero. Allora, lei nota delle differenze, Sergio Rossi, tra un discesista maschile come Christian Ghedina e una discesista femminile come Isolde Kostner?
Direi che la tecnica è perfetta. Purtroppo Ghedina ha rischiato di romperci il mortaio perché picchiava talmente forte. E invece vedo che qui c'è molta più. Ma a cosa bisogna stare attenti? Cosa consigliate? Dipende chi lo mangia. Nel senso che secondo me, per uno che lo fa la prima volta, quando ha fatto una bella pestata, ci ha messo gli ingredienti, ti mangi la pasta, secondo me sei contento se ti piace. Se vogliamo fare noi fini, bisogna stare attenti che poi venga un po' sminuzzato. Dicevo, Paolo Calcagno, lei è il fornitore ufficiale della prima edizione del Campionato del Mondo del Pesto. Noi parliamo di Campionato del Mondo del Pesto, sarà l'oggetto di questa trasmissione perché, come si dice, è un brand importante della genovesità e della Liguria, ma a chi non è ligure, cosa bisogna spiegare? Come deve essere il basilico? Quando si dice basilico DOP, cosa si intende? Che sia basilico, genovese, DOP, ma sradicato. Prima di tutto, controllare sulla carta che ci siano i marchi del consorzio e del consorzio della DOP. Ma poi deve essere. E secondariamente, deve essere sradicato dal terreno ligure. Cioè, quindi non in vasetto, ma in terra. Non nei cubetti, non nei vasetti, perché è un prodotto di una. Con degli oli essenziali all'interno della pianta diversi. Ma tra ortisei e selva, nelle terre di Isolde, potrebbe mai venire il basilico? Potrebbe venire, purtroppo non è DOP, però viene il basilico. Avete perché mai penso provato che anche Isolde? Loro d'estate lo piantate, no? Sì che ho provato, però il basilico è molto sensibile al freddo. Quindi basta che la notte vada giù un po' di più la temperatura, il giorno dopo è già un po' più marroncino. E... sì, non ama proprio il freddo. Abbiamo qualche consiglio da dargli? Che... io penso che vada bene, bisogna cominciare a mettere i formaggi. Beh, hai due guide Isolde straordinarie, è il meglio che la genovesità può. Questo cos'è? Può esprimere. Sono i pinoli. Ah, i pinoli di prima, sì, sì, sì. Siete d'accordo? Sì? Sì, sì, certo. Okay. E dopo i pinoli rossi? Dopo i pinoli si fa andare un pochino ancora e poi si comincia ad aggiungere i formaggi. Isolde Kostner è tra le atlete italiane dello sci alpino, della discesa libera, più titolate, che abbiano vinto di più in carriera tra medaglie mondiali, medaglie olimpiadi, Coppa del Mondo di discesa libera, addirittura due, con tantissime vittorie. C'è una vittoria, guardando queste medaglie che stiamo vedendo, questa prima pagina della Gazzetta dello Sport, stregati da Isolde, che ti sia rimasta più nel cuore? Si dice che l'Olimpiade ha un fascino speciale, particolare. Hai ragione, sì, assolutamente. Le prime due medaglie olimpiche le ho vinte a 18 anni, del tutto inaspettate, quindi è stata una cosa, sì, a sorpresa. Una medaglia che davvero mi è rimasta nel cuore è la medaglia d'oro ai mondiali del 97 di Sestriere. Avevo duplicato l'oro che avevo già vinto nel 96 in Spagna, sempre ai mondiali, e vincendo in casa naturalmente è stata una vittoria. Segui ancora? Ti fa... sì, certo che seguo ancora. Ti manca lo sci agonistico? Devo dire che mi piacerebbe seguire le gare, seguirle tutte e dall'inizio alla fine, sì. Perché mi piace proprio osservare bene ogni curva, come fanno, chi perde cosa, quanto, dove, e però spesso non ho il tempo di farlo. Però mi danno grande gioia queste ragazze che davvero come squadra, perché sono 4-5 ragazze che riescono a vincere ed è molto emozionante, certo. Vedere la Coppa del Poi Mondo. Ti chiederò qual è la differenza principale rispetto ai tuoi tempi, se esiste una differenza, cari signori, cosa formaggi dire? Formaggi, quali formaggi per spiegare? Questo bisogna che lei decida anche che cosa le piace. Noi usiamo due formaggi mediamente, parmigiano e pecorino poco di solito, okay. Però c'è gente che lo fa anche solo col parmigiano, mm-hmm. perché magari non piace il pecorino, mm-hmm. Questa è una scelta che di solito è personale. Noi facciamo di solito 2/3 o anche un pochino di più di parmigiano e 1/3 di pecorino. Però questo... mm-hmm. Isolde, la tua scelta, tutte e due? Sì, tutte e due, sì, perché mi piace anche il pecorino. Non sapevo che voi metteste pecorino. Due cucchiai di quello e uno di qua. Fede Rossi, non sapeva. No. Non sapeva, si scopre anche questo. Viaggio in Liguria serve anche per questo e dunque... siete d'accordo sulla quantità, okay. Calcagno Rossi? Adesso sì. Guardiamo un attimo come viene e poi... sappiamo. Poi semmai che c'è da aggiungere ancora un pochino di formaggio. Vedete il colore chiaro come diventa... ha fatto un pesto bellissimo. Mm-hmm. Fantastico. Sì, la sentono bellissimo. Però da casa. Infatti l'ho detto piano perché mi sentono piano. Detto ciò, Sergio Rossi, bello. Ma non solo, sarà uno dei giurati
finali della competizione. Sergio Rossi, ovviamente nel campionato del mondo del pesto vero, quello di Palazzo Ducale, delle varie eliminatorie, ci sono tanti fattori, anche il colore, anche la preparazione. Per noi conta il gusto, poi sostanzialmente, no? Ma in realtà conta sempre il gusto, perché i fattori che dice lei ci sono, ma hanno un coefficiente di importanza minore. Il maggior coefficiente di importanza ce l'ha proprio la degustazione. Però è chiaro che un pesto già così, che si presenta di questo colore, basta. È bellissimo. A questo punto, raccoglierlo di nuovo, lo facevo prima. Ma glielo fate assaggiare in corso d'opera oppure no? Questo di solito e ovviamente ci sono una serie di tante palettine, perché voi non lo sapete, e non lo sapete, non lo sanno neanche da casa, però fuori onde Isolde mi ha detto che per la prossima stagione turistica sta pensando di aprire anche il ristorante a base di pesto. Beh, guarda, se lo apre così sta tranquillo che lo vende il pesto. Oh, se ho dei maestri come voi, perché no? Come loro. Cioè, questo è proprio bello. E qui sì, di solito si finisce con un goccino di olio. Di olio. Non tanto, anche quello, perché poi non c'è bisogno di tanto olio. Però un goccino di olio... e possibilmente un olio più dolce come il nostro. Bene, a questo punto... Io direi così, sì. A questo punto io... Si mescola un pochettino e poi lo puoi assaggiare per vedere come ti sembra. Seguiamo in diretta l'assaggio di Isolde e il suo sguardo soprattutto. Dopodiché ci trasferiamo in cucina, se siete d'accordo, giudici, e andiamo anche alla cottura. Che pasta abbiamo? Trenette. Ah, beh, fantastico. Molto buono, è abbastanza forte, si sente il pecorino parecchio. O l'aglio. Sarà perché... O l'aglio. Posso? Sì. Il momento è di quelli... L'aglio, che vanno seguiti aglio. In silenzio. Secondo me è buonissimo. È buonissimo e, come dico spesso, è una mia opinione, è bello assaggiare così il pesto, ma il pesto devi immaginartelo anche sulla pasta. Allora, qui non si immagina niente, cari Isolde. Lo abbiamo un fornello? Certo. Allora, abbiamo il fornello, facciamo così. Stacchiamo qui. Ringraziamo intanto Isolde, caro Calcagno, caro Rossi. Ci trasferiamo in cucina, perché quello che dice il cucinosafo è vangelo laico. Evidentemente il pesto di Isolde approda sulle trenette, va bene? Certo, complimenti. Isolde. Grazie, non svegliamo il punteggio, ce lo teniamo per dopo. No, possiamo dire che è stata molto brava e poi gli altri saranno magari bravissimi. Nel frattempo, passiamo in cucina. Grazie davvero Isolde di questa accoglienza. E grazie a voi. Viva la Liguria, ma viva anche il Tirolo. Che spettacolo, Sergio Rossi, ritorniamo dal cuore di Genova davanti all'acquario nel Porto Antico per commentare la prima prestazione tecnica di Isolde Kosner. Soprattutto il commento tecnico di pesto al mortaio nel centro di Genova è il suo nel rivedere le fasi salienti di questa registrazione. Ma io le farei notare con che disinvoltura Isolde Kosner, intanto decisa nel dosare gli ingredienti, ma poi vede con che sembra che abbia imparato prima. Noi non le abbiamo detto niente, non è che le abbiamo insegnato a farlo. Quindi bravissima, voto secondo me molto alto, anche se i voti si danno a confronto, quindi comunque voto altissimo, il resto si vedrà più avanti. Stiamo guardando appunto il telefono perché Viaggio in Liguria si guarda in Liguria sul 10 del digitale terrestre, ma fuori dalla Liguria in questa puntata nazionale, ovviamente anche in streaming o sul sito on demand primocanale.it, e quindi posizione alta a prescindere che sia la prima. Posizione alta, poi chiaramente le comparazioni si fanno dopo, però comunque il voto è alto. Si viaggia di corsa in questo studio mobile nel cuore di Genova che guarda
guarda alle Dolomiti per commentare quello che abbiamo fatto. E allora ci spostiamo tra Ortisei e Selva di Val Gardena, andiamo addirittura a San Vigilio e lì troviamo tre campioni dello sport. Sì, tre grandi campioni dello sport, e lì sarà ancora più difficile perché bisognerà guardare tutti e tre, ma è una cosa molto bella sicuramente. Una sciatrice, un alpinista e un campione del mondo di mountain bike. L'avvicinamento può partire? Certo, e come, è anche di corsa. Ecco la sorpresa, caro Sergio Rossi, non una campionessa, tre campioni, anzi quattro. Il quarto lo presentiamo da qui a qualche istante. Certo. Ma intanto grazie a Manuela Mölg di questa ospitalità, perché siamo passati da una discesista a una gigantista a uno slalomista. Secondo lei è meglio le specialiste delle porte Secondo strette? Secondo me a questo livello sono tutti bravissimi. Manuela, siamo a San Vigilio di Marebbe, nella tua struttura ne parleremo, ma nel frattempo tu con lo grembiule, perché stava negli accordi, e due concorrenti dell'ultima ora senza grembiule, li presenti tu anche se non hanno bisogno di presentazioni? Beh, io direi sulla mia destra Simon Kerrer e sulla mia sinistra Paul Huber. Io potrei aggiungere un grandissimo alpinista, uno che ha conosciuto anche gli 8000, e da questa parte uno che ha conosciuto il campionato del mondo 1997 di mountain bike cross. Dunque siamo a dei livelli, gliel'ho detto, a questo livello devono saperlo fare per forza. E poi lì c'è uno che ci spia. No, che ci spia, ci credo, ha tutto l'autorità per spiarci, è di famiglia. Il padrone di casa insieme a Manuela. Grazie di guardarci, di osservarci, Manfred Mölg. Come te la cavi in cucina, Manfred? Ciao a tutti, intanto me la cavo, chiaramente a Manuela. Direi, no? È rimasto col sorriso. Ben arrivati a casa. Ah, bene. Che rapporti hai con la Liguria? Che ricordi hai della nostra terra? Beh, intanto si mangia alla grande. Sicuramente ricordi bellissimo, e non vedo l'ora di ritornare, perché un po' di mare sicuramente mi farebbe bene, e ci tornerò al più presto, ecco. Allora, quando torni da questa esperienza, caro Rossi, sportiva, professionale, che stai conducendo in questi giorni mentre noi siamo a San Vigilio di Marebbe, possiamo dire che troverà una cuoca ulteriormente provetta come Manuela, pronta e laureata nel pesto. Quando torna qui sì, quando invece torna in Liguria il pesto glielo diamo direttamente noi. Va bene? Ma sicuramente, poi adesso fare ancora un progresso in avanti, penso, ma sono contento che siete lì, fate le cose buone, sicuramente godetevi un po' la cucina, guardiamo che la mano faccia qualcosa di buono. Grazie Manfred, grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento, ciao a tutti. Era il caso di liberarlo Sergio Rossi prima di far scattare però questa ulteriore gara, dicevamo, dalle discesiste alle gigantiste, agli alpinisti e ai campioni del mondo di mountain bike. Da dove si parte, Sergio Rossi? Come raccontare a questi tre assi dello Vabbè, sport? Tanto più o meno ci siamo rispetto minimo... a Isolde, però siete andati avanti. Ci siamo minimo parlati prima, perché sennò se facciamo un mezz'ora, allora gli abbiamo raccontato che forse un metodo più semplice è prima partire con l'aglio, che abbiamo già pulito, tolto l'anima, aglio e pinoli insieme, poi toglierli da una parte, mettere il basilico con un pochino, poco sale, pestare bene, riaggiungere pinoli e aglio già pestati, i formaggi e poi alla fine l'olio. E allora si parte, potete partire tutti e tre, c'è l'aglio pronto per tutti e tre, forza Rossi, è lei che deve coordinare senza la spalla calcagna andate, in questo andate caso. Andate tranquilli, un pochino di pinoli. Hanno già imparato che pinoli pochi. Come responsabile titolare della struttura, due ma soprattutto pinoli, come ragazzi. Cuoca.
A differenza di Manfred, mi pare proprio senza cucchiaio, eh? Sì, sì. Le cuoche, no? In cucina, sì, le donne, le mamme vanno. Ancora due, dai, ancora due. E come sempre si dice, la cucina è il luogo ideale anche per intervistare, per conoscere le persone. Mi metto in mezzo a voi due, chiedo scusa. Manuela, oggi tu, dopo aver vinto tanto in Coppa del Mondo, insieme a Manfred, gestisci questa struttura? Sì, abbiamo aperto questa struttura 2014 inverno e adesso mi dedico a tenere il residence assieme a mia mamma, c'è mio papà che ci aiuta, Manfred insomma ha continuato ancora per qualche anno. Beh, insomma, d'altra parte tanto il legame con la montagna è un legame che non si esaurisce mai. Rossi, le prime battute, le prime porte, verrebbe da dire. Le prime porte le hanno già fatte. Scalano le montagne, vanno su in bicicletta per i muri, lei fa sono capacissimi a fare il pesto. Invece sulla sua destra, dicevo, c'è chi gli 8000 li ha conosciuti e allora lui ha scelto di correre questo campionato del mondo con il pesto al mortaio col berretto in testa. Sì, sì, ma perché si ripara, è abituato al caschetto. Ora lo possiamo togliere, dai, stanno. Dai, possiamo togliere adesso. No? Sì, sì, va bene. Togli. Non l'ho messo ancora. No. Sale va col basilico. Il sale va col basilico. I sette ingredienti li ha spiegati anche a loro, Sergio Rossi. L'ho spiegato. A parte che sì, sono sì. Evidenti. Sì, no, sono qua, li abbiamo già preparati anche per rendere un pochino più veloce la cosa, perché è giusto in tre. Dicevo, alla sua destra, chi di montagne ne sa davvero tante, un 8000 oggi, però tu dici, le montagne sono bellissime anche qui in Tirolo, attualmente tu fai la guida alpina, ma soprattutto c'è un libro alle porte che fa il paio con un altro che è stato un successo per te. Sì, noi abbiamo scritto un libro della nostra storia al Nanga Parbat, che è stata una storia molto intensiva. Purtroppo i libri sono tutti finiti e allora la moglie di mio amico Walter Nones ha deciso di ristampare e adesso è uscita la ristampa all'inizio dell'anno e è sempre un bel ricordo, un libro di una bellissima avventura con delle bellissime persone come Walter Nones e Karl Unterkircher, che purtroppo non vivono più. E lo vedremo sicuramente, lo stiamo vedendo con l'immagine di Massimo Fornasieri in questa copertina, ovviamente reperibile in tutta Italia. Sergio Rossi, Manuela sta lasciando indietro certamente l'alpinista. È stato distratto. Invece il suo amico Paul Huber, come sta andando? Perché so che invece Huber nella seconda vita è diventato allevatore, peraltro. Beh, allevatore sì, lui mi sa che non fa solo l'allevatore, anche un po' il contadino, vero? Sì, sì, faccio un po' di tutto. Io abitando in montagna, avendo un masso la moglie, per forza un po' di allevamento di vitelli, coltivisco le patate, vendiamo tutto direttamente da casa. Allora, Manuela si lamentava che... No, sono un po' più avanti perché sono slalomista, quindi veloce. Veloce. Avete messo il sale? Avete messo un goccino di sale? Abbiamo messo il sale? Mi aiuto, no. Per non lasciarvi dietro completamente. Senta, poco, però, parlando di poco. Donne invece, in queste prime battute, poi cara Manuela, dopo arriva una campionessa del mondo come Federica Brignone, però vorrei che il cucinosofo si pronunciasse rispetto a quello che hanno già visto gli amici da casa, il paragone tra Mölge e Kostner, come siamo? Una è più discesista, l'altra è più slalomista, nel senso che lei è, la vedo raffinata, la Kostner è concretissima, però alla fine l'esito è quello, sì, cioè sono devo bravissima. Devo dire che non saprei neanche come cucina, perché gli ultimi anni sono stata con lei anche in camera, ma non siamo mai state tipo in America insieme per dire avrei potuto provare il suo pesto fatto in America o piuttosto che in Italia. Quindi non so quello fatto in America, ma quello fatto a casa sua buono, bello, cioè, buono. Viaggio in Liguria, insomma, per farle ma cucinare. Perché scopriamo dei talenti alla fine, abbiamo gente bravissima a fare il pesto anche qua. A questo punto non lo abbiamo detto ancora in onda, giudice supremo Sergio Rossi, no, insieme supremo, a Paolo Calcagno, che gli amici da casa già hanno riconosciuto, ecco, nel parto iniziale di trasmissione con Isolde Kostner, che è dietro la telecamera invece in questa fase, ma che contribuirà a giudicare le vostre prestazioni. Che rischio può esserci in questa fase, Sergio Rossi, lei che ha visto tante eliminatorie del campionato? Il rischio che venga buono o buonissimo. Solo quello, nel senso che grammo non può essere, perché gli ingredienti sono ottimi, quindi... L'unico mio
mio dubbio è adesso che ho messo troppo pinoli per la quantità di basilico che ho messo. No, va bene, no, è giusto, va tutto bene. Nel frattempo, parlando qui in alta montagna di Liguria, tanto l'alpinista quanto il bikers dicono una parola per la nostra terra, che è finale. Oltre finale. Perché è così magico il finale? Ma io sono stato varie volte a arrampicare, all'inizio solo finale Ligure e poi abbiamo scoperto anche oltre finale la Val Penavaere, siamo proprio innamorati. Per te invece, Hubert, finale cosa rappresenta al di là della 24 ore? Ma l'ha fatto anche la 24 ore di finale, ma no, non solo, siamo stati spesso a allenarci sentieri infiniti, bellissimo, poi abitando in montagna in primavera, febbraio si va in finale, spettacolo. Comunque da piangere, soprattutto adesso le bici, quando correvo io avevamo le front 26, adesso le biciclette full 29, adesso sarebbe da andarci, da divertirsi, ma non un giorno, per mesi. Col pesto? Mangiare sì, mangiare dopo bene, quello è importante. Manuela, tu che rapporto hai invece con la Liguria? Ma io devo dire, sono stata giù da una mia amica, ma poco, sono stata due giorni, ma devo dire che devo ritornarci al più presto e chissà, magari torno quest'estate. Sì, con i documenti anche in ordine di brava campionessa del mondo di pesto al mortaio. Così posso portarmi su ancora un po' di pesto per tenerlo lì in frigo o piuttosto che congelarlo, perché si può anche congelare e poi tirarlo fuori al momento. Anche se i nostri esperti, vero Rossi, consigliano possibilmente al momento, se si può, vero? E al con momento, basilico sì. Coltivato in terra sempre. Sempre, ma si fa tutto sempre al meglio. Poi se poi non ce la fai a farlo al meglio, è come dire prendo lo specchio e lo porto a Genova. Ecco, vieni a mangiartelo qua lo specchio. Che quello di solito si dice tagliarlo al momento e poi... Esatto. Perché poi quando lo porti a Genova sì è buono, sì, ma non è più uguale. Allora a questo punto poi quando il tutto sarà finito, mamma di Manuela sta già cuocendo, Sergio Rossi sta già bollendo anzi l'acqua. Cos'è quel gesto? Le giuro veramente, al campionato del pesto non sono tutti bravi così. Grazie, qua stiamo parlando di atleti di prima fascia. Ho capito, ma non è che un atleta debba per forza sapere... Sì, ecco, allora dovete mettere dop. Vede che pesto lo mischio perché sì. Sennò si scalda. E vede che abbiamo portato una bottiglia piccola perché siamo liguri, quindi. Questa è una chicca, Così va bene. Detto questo, cioè, a proposito di bottiglie, non l'abbiamo messo in tavola. Lei quale vino consiglierebbe qui? Io non sono un esperto di vini, ma tutti consigliano un vino bianco. Potrebbe essere vermentino, pigato. Poi se a uno gli piace mangiare il pesto con la barbera, che se la mangi con la barbera, non certo. È che... Però di solito si consiglia un bianco ligure, perfetto. Perfetto. A questo punto, Sergio Rossi, prima di approdare sui fornelli, qualche altra accortezza da dare? No, direi mettere un goccino d'olio e rimescolarlo. E alla fine, di solito, quando lo fai per il campionato, te lo assaggi una goccia e vedi come ti sembra, ecco. Vedi... Guarda che attenzione ha avuto lei. Isolde o Federica? Fede direi non male, perché gli piacciono molto le verdure in generale e sa gestire abbastanza il suo piatto, direi così, messo così. Fede deve ancora arrivare per i nostri amici, la vedrete da qui a qualche istante. Qui lo sta seguendo. Buono? Contento. Anche lei mi pareva soddisfatta, lui mi sembra soddisfatto, quindi... Ma secondo lei come percentuale di aglio ci siamo, sì? Secondo me sì, anche perché oggi si tende a stare in una percentuale accettabile, poi ciascuno a casa sua, se a lui piace l'aglio, a casa se lo farà con più aglio, però insomma di solito si sta in una percentuale media. Gliel'ha detto che non c'è la seconda manche qua, come in slalom gigante, non si recupera niente. Niente, questo è fatto e chiuso. O c'ha il passaporto ligure o no, però qui mi sa che glielo diamo a tutti il passaporto. Beh, allora, a questo punto si può procedere... Si vede che è alto a Tesina, perché noi liguri non sprecheremo altro olio, ma vedi lei, guarda lì, Ale. Ragazzi, qui... Chef. Altro che il
barattolo da mettere e da firmare. Qua siamo oltre. Capisci che gli uomini rimangono indietro. Scusate. Ma secondo te, Uber, come finisce qua? Tra i tre chi è migliore? Ma io spero che vinco io, però non mi sa di no. E tu cosa dici? Ho già visto tutto, che la Manuela ha più manico, non si può dire niente. Però la farà più spesso. L'uomo della montagna ha esordito dicendo: io arrivo con due cuochi in casa, che sono? La madre e il fidanzato. Che gli fai a raccontare se fai secondo dietro Manuela? No, non gli dice niente, se gli tocca fare da mangiare a casa. Direbbero che dovrei diventare quarto se siamo in tre. Può partire allora la musica di Massimo Fornasier e Sergio Rossi. Andiamo a mettere i vostri prodotti all'interno di questi contenitori per la valutazione poi finale da parte di Sergio Rossi, della famiglia Calcagno e dei vari giudici. Ma soprattutto, Rossi, se siamo tutti d'accordo, andiamo a mettere sul fuoco. Certo, bisogna mettere al fuoco le trenete. Che perché quel signore lì, cara Manuela, dice che il pesto non è vero pesto se non si assaggia con la pasta. E non che pasta? Che pasta? In questo caso le trenete fatte da noi in Liguria, in una pastificio locale che naturalmente le fa come devono essere. E non dite come Ghedo, spaghetti. No, 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 poi se l'è presa con me perché gli ho detto ma bacchettato. Non è che l'ho bacchettato, ho detto solo che noi preferiamo quello. Avrà avuto solo gli spaghetti in casa. Ma... grazie davvero Uber, grazie Manuela, grazie Simon. Viaggio in Liguria, è soltanto l'inizio. Che tris, Sergio Rossi, ancora nel cuore di Genova per rivedere le fasi salienti di quello che i nostri amici da casa hanno appena visto e per ricalcare ulteriormente questo ponte tra mare e montagna. Che tris, e poi chi se l'aspettava la sorpresa di Manfred? Mamma mia, ma qua è un poker terribile. E allora, giudizio tecnico, Isolde teme qualcosa? Ma Isolde secondo me ha da temere, sì, senz'altro. Poi il giudizio tecnico cerchiamo di fare sintesi, ma direi che la precisione, la puntualità e la decisione della slalomista, Manuela l'ha tirata fuori in modo perfetto. Poi l'alpinista è puntuale e sicuro, si muove gradualmente ma va sul sicuro. L'altro, il ciclista, è intraprendente come tutti, mountain bike, però anche lui si vede che ci sa fare e poi ha il braccio di quello che, oltre ad essere andato in bici, dopo si è messo anche a lavorare sia la terra che gli animali. Quindi il risultato finale è un risultato che decisamente mette tutto in dubbio, perché sono tutti molto bravi. Accidenti, si nota chiaramente in queste immagini di Massimo Fornasier che già abbiamo visto. Ne approfittiamo, Sergio Rossi, prima di aprire un altro fronte extra gara ma di altissima cucina, per citare anche alcuni dei compagni di viaggio che ci hanno supportato in questa seconda iniziativa tra mare e monti. Parliamo di basilico e parliamo di pesto. Il campionato del mondo di pesto al mortaio, che più volte abbiamo citato e citeremo nei prossimi minuti, tra i tanti meriti ha anche quello di non essersi mai fatto, come dire, infagocitare dalla pubblicità. Noi ovviamente ci avvaliamo di sponsor privati per fare una trasmissione di questo tipo. E diciamo subito che un conto è Calcagno Senior, fornitore ufficiale del Basilico per il campionato di pesto al mortaio dalla prima edizione. Altro conto è quel pesto che vedremo nei prossimi minuti del figlio Simone Calcagno, che avvia un'attività imprenditoriale nuova totalmente slegata dal campionato. Sì, certo. Poi
È bello ricordare questa suddivisione anche perché il campionato continua a fare proseliti, va in giro per il mondo. In questo momento so che Roberto Panizza e la sua squadra sono in giro fra gli Stati Uniti, la Francia e la Spagna, quindi non si fermano un attimo, è una cosa bellissima. Altra cosa è naturalmente la necessità di avere qualcuno che ci accompagna, e in questo caso parliamo anche di giovani che usano il Basilico DOP per provare, per tentare una nuova strada come quella del pesto. Come quella del pesto, pesto protagonista a livello di Simone Calcagno, che vedremo nei prossimi minuti con il nostro spostamento verso Falces. Lì troviamo uno chef stellato che si adegua alla nostra cucina e fa un matrimonio splendido. Sì, lui è veramente molto bravo, è consolidatissimo, ha un grandissimo seguito lì e fuori dalla sua regione ed è una persona molto apprezzata anche a livello umano, quindi un personaggio straordinario. Si va a Falces! Questa pausa a Sergio Rossi, che è una pausa di altissimo livello e di grande cucina rispetto allo sport. Beh, più che una pausa direi che è quasi una concessione che ci siamo fatti. Il padrone di casa è uno chef stellato, siamo arrivati nel frattempo a Falces, lui si chiama Carl di nome e di cognome Baumgartner, ma soprattutto siamo in un locale che si chiama Schöneck. Sergio Rossi, qui c'è l'essenza della trasmissione che stiamo realizzando. Bellissima la sfida tra i campioni, tra le campionesse, ma il ponte tra Liguria e Alto Adige si compie con questi piatti, si compie con uno chef di alto livello. Se posso dirlo, dove non ci sente nessuno, si compie nell'amicizia, nella semplicità, nella cordialità, nella onestà intellettuale, nella simpatia che ha voluto dedicare nell'immediato, subito. Cioè, ha detto che bello, portate il basilico, amicizia in Liguria, mi piace fare queste cose. Quindi questa naturalezza che veramente ti fa sentire anche davvero gemellato in qualche modo fra noi, la nostra bellissima Liguria e lo splendido Alto Adige, i rappresentanti di una terra meravigliosa come lui. Insieme a Massimo Fornasier, lei ha seguito Carl in cucina. Carl, in questo locale, sventola la stella da più di 27 anni. Questo locale esiste da quasi 40, una certezza praticamente. Ma per i nostri telespettatori, per le nostre amiche, per i nostri amici, quali sono i piatti preparati per viaggio in Liguria? Vedo del pesto. Sì, naturalmente a me il pesto piace tantissimo e voi avete il migliore in assoluto. Non voglio neanche parlare e discutere. In quel caso abbiamo fatto queste bavette che sono vostre praticamente, e alla fine le abbiamo condito. È una pasta fredda estiva, praticamente sono bavette fredde, non è caldo, è da mangiare quando fa caldo d'estate, che ultimamente diventa sempre più caldo, e poi vengono condite con delle pesche un po' non troppo mature che danno un po' di acidità, e il nostro salmarino affumicato, che affumichiamo noi, che è un salmarino di Torrente, viene marinato e poi affumicato. Tutto l'insieme, mettiamo anche un goccio di aceto di vino, no, di mela, scusate, un po' invecchiato per dare un po' di acidità, e con del basilico fresco, e voilà, il piatto è finito.
Nel frattempo, Sergio Rossi, come testimoniano le immagini di Massimo Fornasier, qui ci siamo fermati per un momento con la gara del pesto al mortaio, per ovvi motivi di praticità, il pesto è arrivato già fatto direttamente dalla Liguria, come abbiamo raccontato in premessa. È arrivato già fatto e soprattutto già fatto e assaggiato, nel senso che Carl l'ha assaggiato, l'ha promosso in pieno e allora ha detto lo uso subito per condire la pasta, e con tutto il procedimento naturalmente necessario a una pasta che prima viene cotta e poi viene raffreddata, perché come spiegava è un piatto freddo, tra l'altro un aspetto invitantissimo. Un pesto, come abbiamo ricordato, fatto da un giovanissimo di cui torneremo a parlare durante questa trasmissione, ma qui accanto cosa c'è, caro Carl? Anche questo è un piatto estivo che facciamo sempre nei mesi un po' più caldi, che sarebbe un tortino di formaggio di capra, sempre un formaggio di capra delle valli qua, poi ci sono diversi produttori, che poi li serve mio fratello, affinatore Anzi, e poi sopra c'è una gelatina di pomodoro. Praticamente il pomodoro non è proprio rosso rosso, però viene passato da un settaggio che poi lascia un po' queste parti rosse rosse, e il gusto sa tanto di pomodoro. E insieme naturalmente cosa si accoppia meglio? Il vostro pesto, con un po' di pomodorini, un po' di pomodorini essiccati e voilà, il piatto è fatto. Perché come spesso succede quando c'è solidità, la storia della famiglia che stiamo raccontando è una storia di cucina tramandata da più generazioni, che si snoda anche tra fratelli, perché il fratello, abbiamo scoperto, in tema di formaggi qualcosa sa. Eh sì, il fratello ci dicono che è molto bravo affinatore di formaggi, scuola di chef, quindi già chef eccetera, anche chef conosciuto diciamo a livello nazionale per le trasmissioni televisive eccetera, e poi a quel che ci diceva Carl ha scelto di fare l'affinatore di formaggi, naturalmente immagino formaggi meravigliosi locali, e quindi è chiaro che come formaggi penso che si affidi all'esperienza del fratello. L'occhio dei telespettatori avranno visto che in tavola l'abbinamento enologico profuma di Liguria, andiamo di bianco? Un bianco ottimo, un vermentino. Naturalmente mi sa che sono anche i vostri amici, i produttori. Sicuramente, allora, ma il tuo rapporto con Liguria, con la Liguria com'è? Qual è? È forte? Ma è un forte rapporto, perché naturalmente ho anche diversi amici come Sommariva, Andrea Sari, ancora tanti altri. Ogni tanto adesso manco un po', devo anche ritornare, poi è bellissima. C'è anche questo clima che avete, poi un bel mare, dei bei posti, anche l'entroterra naturalmente, che è bellissimo, e bisogna andare per trovare questi posti meravigliosi. Questa trasmissione ha un cuore particolare per l'entroterra di Liguria. Allora, mentre Carl stappa, anche per brindare tutti insieme, se siete d'accordo, sì. Sergio Rossi, la sua impressione nel osservare Carl al lavoro, nell'osservare questa cucina così ampia, ma soprattutto la sua metodologia di lavoro? Ma secondo me, contrariamente a quanto si dica di solito, per esempio io in cucina ho visto una bellissima serenità con i collaboratori di Carl e Carl, quindi un modo molto piacevole di vedere la cucina, di vedere la composizione dei piatti, poi questa bellissima apertura nei confronti di un ingrediente che sicuramente sia il basilico sia il pesto non è un ingrediente nuovo per Carl, però inserito meravigliosamente nelle sue ricette senza alcun tipo di problema, quindi mi è piaciuto moltissimo seguire le operazioni di creazione dei due piatti. Peraltro abbiamo anche conosciuto un collaboratore che in Liguria c'è stato, nel frattempo è diventato uno di famiglia, Carl, è così? Eh sì, naturalmente il mio sous chef, il mio braccio destro, importantissimo, che si chiama Taka, che è stato anche in Liguria, ma adesso più di 10 anni fa, perché 12 anni è già con me.
è stato un po' in giro per l'Italia, è un grandissimo cuoco, una persona affidabile, fa parte oramai della nostra famiglia, l'abbiamo adottato. Quel discorso invece che ci sta così tanto a cuore, che purtroppo non trova di soluzione né in Liguria, ma ahimè, sentendo le considerazioni fuori onda di Carl, nemmeno nel nord del nostro paese, della manodopera e della difficoltà a reperire, insomma, persone disponibili a lavorare ad ogni livello nella ristorazione, è ritornato anche qui. Beh, d'altronde dove c'è tanto turismo, come qui, come da noi in Liguria, c'è bisogno di tanta manodopera, e tanta manodopera purtroppo anche specializzata servirebbe, è difficile da trovare, sempre più difficile. Anzi, io sentivo che per esempio qui a Brunico c'è una bellissima scuola di alberghiera, e sono molto ricercati i ragazzi che escono da lì perché sono già abbastanza avanti, però non tutti scelgono comunque di intraprendere la strada del turismo, e qui come da noi il problema si ripresenta sempre. Voi come fate? Eh sì, oramai è diventato un po' più difficile trovare delle persone brave che hanno voglia, passione, perché anche i giovani hanno cambiato un po' il pensando di lavorare, perché loro vogliono essere più liberi, magari se la vogliono godere un po' di più, però alla fine le persone ci servono, perché abbiamo turismo, ci servono delle persone preparate, e affidabili, e questo per il momento purtroppo è un grande problema, ma non solo qua, in tutta Italia direi. Diceva Rossi? Dicevo che lui prima, parlando molto sinceramente, diciamo con un tono affettivo del suo collaboratore di Taca, diceva è un bravo cuoco e una persona affidabile, c'è bisogno di persone affidabili. Non importa che uno quando arriva sia capace a fare tutto, perché probabilmente il suo stile di questo locale deve apprenderlo dai proprietari, non è che tutti i locali sono uguali, però se sei una persona affidabile lavori bene perché ti trattano bene. Però ci vogliono persone affidabili che ci mettano la passione, la voglia di entrare in un lavoro, certo, che ha il suo stile, il suo temperamento, ha un certo modo di essere, quindi devi entrare lì e imparare. Però poi è una bellissima cosa, per questo è un peccato che non ci siano tutte le persone che servono. Verso la conclusione, intanto mi faccia dire che per l'ennesima volta la segnalazione di un suo caro amico si è rivelata vincente. Sì, dobbiamo ringraziare Ugo Goetz, sempre che è lui che ci ha detto andate lì, andate da Carl che vi troverete benissimo, e quindi grazie mille Ugo. E in seconda battuta, dopo averlo celebrato questo matrimonio, chissà che nel menù di Carl e di questo locale così prestigioso il basilico DOP genovese, il pesto assaggiato in questi piatti, non diventi parte integrante. No, sicuramente adesso mi sono ancora più intensivato in questo pesto, perché è buonissimo, e sicuramente nel prossimo futuro ci sarà sempre qualche piatto col pesto. Allora, lei viene tutti i mesi di agosto da queste parti e tornerò a verificare. Anche perché non è un dettaglio da poco, ma come tutti fuori classe, di che anno poteva essere Carl? Ah, grazie. Del 58. Non penso che dipenda solo da quello. Non lo so, però due fuori classe li ha fatti il 58. Uno sicuro, quindi va bene così. In alto i calici, allora, Sergio Rossi, Carl, brindiamo a questo matrimonio. Viva la Liguria, grazie. Viva il Tirolo e grazie soprattutto viva la qualità. Grazie. Ancora nel cuore di Genova, speriamo davvero apprezzata questa parentesi culinaria di alta cucina. Sergio Rossi, rientriamo a pieno regime nel campionato del mondo di pesto al mortaio. Lo facciamo con una campionessa del mondo, Federica Brignone, assistita a Savona. Questa volta l'abbiamo intercettata prima che partisse per la Corsica da Vado Ligure, supportata dalla campionessa del mondo in carica di pesto al mortaio. Però Sergio Rossi, ancora una parola rispetto a coloro che ci hanno supportato, detto di basilico, detto di pesto. Durante la registrazione con Manuela Mölg io le chiedevo, insomma, perché abbiamo usato questa pasta, peraltro di un pastificio a lei caro. Ma intanto il pastificio mi è caro perché è del mio paese, il pastificio Alta Valle Scrivia, e sono due persone splendide, due ragazzi, hanno iniziato tanti anni fa e hanno fatto un'azienda che fa bene a tutti. E
Poi perché la pasta è ottima e le trenete sono secondo me la pasta del cuore per quanto riguarda il pesto. Poi chiaramente sappiamo che le trofie hanno avuto uno sviluppo straordinario negli ultimi 50 anni, però le trenete sono un po' qualcosa di diverso e ogni tanto bisogna anche un po' cambiare, le trenete sono la pasta del cuore. E poi le chiedevo anche del vino, con grande onestà, lei ripete sempre, insomma io non sono un enologo, non sono un sommelier, però le dicevo, ma è proprio così convinto che soltanto il bianco si abbini al pesto? Ma io rimango della mia convinzione che gli abbinamenti li lascio fare a quelli che se ne intendono e quindi quelli che dicono che cosa serve per il sapore. Io dico che se a me piace bere con un dolcetto, un nebbiolo, un vino così, perché non devo farlo? Non vado a dire agli altri, naturalmente, che il mio modo è il migliore. Per cui secondo me è sempre consigliato un bianco con il pesto mediamente e va benissimo, rispetta tantissimo il pesto. Se poi vi piace il dolcetto, la balbera, il nebbiolo, quell'altro che volete, bevetevi quello che vi piace. E a proposito di Liguria che guarda al mondo, un saluto alla famiglia Bosoni, perché nei prossimi giorni investimento importantissimo proprio al confine tra Liguria e Toscana con la nuova cantina, e ovviamente un grazie per questo supporto. Però se è d'accordo andrei a Savona, perché lì seppur senza di lei per alcuni minuti mi sono fatto aiutare anche dal rettore dell'Università di Genova, con il coinvolgimento di tutta la famiglia Brignone, dalla mamma al fratello, insomma siamo andati. Mi sembravate ben messi, io ero fuori per andare a vedere cosa fare poi in Alto Adige, però secondo me non c'era assolutamente problema, poi con anche la campionessa del mondo diciamo che eravate sul tranquillo. E quindi vediamo se una gigantista come Federica può insidiare, secondo il cucinosofo, tanto Isolde quanto Manuela. Si parte! Eccolo il momento tanto atteso, due campionesse del mondo, la campionessa del mondo di pesto al mortaio che fa scuola a una vincitrice della Coppa del Mondo di sci, Federica Brignone. A differenza degli altri atleti di questa trasmissione, non siamo andati noi sulle montagne, ma Federica è venuta verso il mare, nella sua Savona è il caso di dire. Sì, io, metà famiglia viene da qua, quindi spero di essere all'altezza della prova. Ma tu un'intervista così, col mortaio, col pestello, col basilico e gli ingredienti, ti è mai capitato di farla? No, in realtà sono molto, infatti sono un po' tesa per la cosa. Più che alla partenza di un gigante? No, vabbè, quello magari no, però sì, sono molto curiosa. Allora, diciamo agli amici e alle amiche di Primo Canale che non lo ricordassero che è la più stalkerizzata della nostra promozione del pesto sulle montagne. L'avevamo incontrata a Plan de Corones e poi a Cortina e poi ci concesse anche quella bellissima intervista dopo la vittoria della Coppa del Mondo in pieno Covid. Dunque grazie per la vicinanza alla Liguria. Però questo è un momento per noi importantissimo perché stiamo facendo una gara tra gli sportivi, sciatori, sciatrici, ciclisti di grandissimo valore. Intanto tu hai detto che la focaccia non si discute, prima cosa. No, e il pesto, quello fatto buono, è il mio sugo preferito. Allora, campionessa, cara Camilla, qui c'è già un po' di pesto nel mortaio di una campionessa del mondo, perché tu devi sapere che ogni due anni ci sono le eliminatorie che portano alla finalissima con 100 finalisti a Palazzo Ducale nel cuore di Genova, che decreta il vincitore in tutto il mondo, colui o colei che fa il miglior pesto, giudicato ovviamente da una giuria. Tu fai parte di una trasmissione in cui sportivi come Isolde Kostner e tanti altri faranno la stessa cosa, quindi anche tu ti metterai alla prova, però facilitata dalla campionessa, che ti può dire quali consigli. Intanto gli ingredienti. Sì, gli ingredienti principali sono 7, come saprai. Naturalmente basilico genovese DOP, quindi garanzia di sapore e di qualità. Poi abbiamo l'aglio di Vessalico, che è una piccola frazione di Imperia, il sale grosso marino, il pecorino fiore sardo, il parmigiano reggiano grattugiato 24 mesi e i pinoli italiani. Ora però Federica deve partire perché dobbiamo arrivare in un minutaggio decente con gli ingredienti. Dunque da dove parte Federica? Dall'aglio. Che però mi ha detto, mi ha confessato, possiamo dirlo, che a me non piace l'aglio.
si può. E non digerisco l'aria. Davanti a una campionessa del mondo si può fare una mierda. Mettiamo allora. Il grosso problema è che se poi devi fare ginnastica il pomeriggio, se mangi il pesto con l'aglio, la ginnastica non la fai più. Peraltro ci sta vedendo e siamo molto contenti tutta la famiglia di Federica, compresa la mamma. E mi dicono che quella dell'aglio sia un fattore comune, condiviso da tutta la famiglia che non lo gradisce. No, dipende, mio fratello piace molto. Il fratello allenatore, a lui piace. Allora, campionessa, a te. Allora vai. Saltiamo l'aglio. E quindi da dove partiamo? Per questa volta. Sì. Pinoli, io circa ne metto 2 cucchiai e mezzo per un mazzetto di basilico, ne mettiamo un po' meno in questo caso. Vado? Sì, vai. Intanto stiamo parlando di una porzione in sostanza. Una porzione, quindi, esatto. Ne mettiamo pinoli così meno. Sono per? Vanno bene. 2 cucchiai e mezzo di quelli grossi di pinoli vanno bene per un mazzo di basilico, quindi per 2-3 persone circa. Perfetto. Va bene, e devi sapere che c'è la mamma e c'è l'allenatore, allenatori, ma nel caso del pesto c'è anche il padre allenatore, cara Federica, che dà i consigli. Quindi è tutta una storia di famiglia. Quindi prima si va avanti. No, solo con una mano, guarda. Faccio vedere così almeno. Così. Stai dicendo che non è un bastoncino, ma è un pestello, capito? Sì, sì, volevo andare già di forza con due mani per fare. Come si esce al cancelletto prima. In sostanza. No, è solo una questione. Perché alla fine sono abituata. Certo, poi d'altra parte la cucina. Devo mettere sempre troppa forza. La cucina è anche un modo per parlare, riflettere, pensare a quello che è stato o quello che sarà. E per esempio l'obiettivo della prossima stagione, Federica, mentre si pestellano i pinoli? Ma essere comunque a livello è il mio. Accidenti, il di questa mio, è dura, eh? Il mio obiettivo è quello di tornare a vincere, di fare una bella stagione, di farlo in più discipline. Non ci saranno grandi eventi, ma tutta la Coppa del Mondo e tante tappe, quindi. Beh, dopo una stagione del genere a livello di medaglie mi sembra che possiamo, anche se tu non ti accontenti mai, dirci soddisfatti. Sì, molto. Nelle ultime 2 stagioni, 2 medaglie olimpiche e 2 medaglie mondiali, direi che. Poi, a fare il classico. Non vorrei disturbarvi tra campionesse, prego. Il classico movimento rotatorio, quindi fai così, ok? Perché? Anche se non c'è nulla, anche se ci sono solo pinoli? Esattamente, okay. Perché i pinoli devono raggiungere una consistenza simile alla farina, vedi che. Praticamente sono tutti sbriciolati, ok? Capisco, certo. Che qui il livello sia altissimo, però bisogna anche arrivare a un po' di sintesi, campionessa Camilla. Bene. Quindi? Quindi adesso li togliamo. Li togliamo? Sì, perché io uso questa tecnica qua che poi è meglio. E dove li mettiamo? Piattino. Ma certo, secondo te riuscirà, visto che è arrivata a Savona per un evento dell'università, lo spieghiamo agli amici e alle amiche da casa, riuscirà entro sera a prendere un traghetto a Vado Ligure e Federica Brignone? Assolutamente sì. Facendo un pesto da campionessa del mondo anche? Posso portarmelo via che me lo mangio? Su quello siamo riforniti, prescindere dal tuo risultato, però ovviamente nel prezzo c'è tutto questo. Poi Camilla, adesso mettiamo le foglie, quello lì è un mazzetto, visto che lo facciamo velocemente, che ne proprio perché era Federica gliel'abbiamo fatta trovare pronte. Ok, grazie, basta così. Ok, sì, naturalmente le foglie dobbiamo, ma vai, pesta sempre uguale. sì, dobbiamo fare attenzione a togliere lo stelo, se no non riusciamo a raggiungere una consistenza simile all'acqua. Ok, ripetiamo sempre, basilico DOP coltivato in terra, non in vasetto, che dà un sapore diverso al tutto. Quanto deve pestellare, Federica? Fino a raggiungere una consistenza simile all'acqua. Federica, ma in cucina tu come te la cavi? Io cucino volentieri. Volentieri quando sono a casa poco, ma preferisco cucinarmi il mio cibo. Mi piace molto, soprattutto verdure e cose comunque che vengono dal nostro vicino a casa, chilometro zero. Ora? Dopo questo? Movimento rotatorio. Movimento rotatorio, tutto questo si inserisce in quella filosofia che Federica persegue da tanti anni, d'altra parte è arrivata a Savona anche per inaugurare un murales in collaborazione con l'Università e il Liceo Artistico di Savona sulla sostenibilità, un impegno che va avanti non da oggi sulla cura del mare, sugli abissi, sui fondali. Com'è ritornare in Liguria? Sempre bello, per me ovviamente purtroppo vengo molto poco spesso in Liguria, però è un motivo per stare in famiglia, metà della mia famiglia è qua, mia cugina, mia zia, mia nonna, adesso c'è anche mio papà in questo periodo, fammi vedere, no, perché io una devo vedere. Una puntina di sale grosso, da maggior vorrei attrito. Rovinare un'opera d'arte, il sale l'abbiamo messo? Sì, okay. Per rendere maggior attrito, così almeno viene simile all'acqua, ok? Ma sì? Si potrebbe dire, ce n'è poco lì pesto, sì, e allora? Questa è una dimostrazione. È una dimostrazione, ok? E ora aggiungiamo? Aggiungiamo i pinoli che abbiamo pestato prima. Ok. Mescolo. Mescoli, sì, intanto prendo il pecorino fiore sardo. Pecorino fiore sardo che proprio una punta perché okay. È bello pesante questo qua, quindi
proprio poco, una puntina. E poi bisognerà capire, cara Federica, chi tra la tua arte, seppur supportata dalla campionessa del mondo, lei, però, Isolde Kostner, Manuela Mölg, Gilberto Simoni, avrà la meglio. Tu pensi che i velocisti siano migliori dei gigantisti? Fare il pesto? Non lo so, dipende. Secondo me dipende quanto sono bravi in cucina e quanto gli piace il pesto. A questo punto l'olio? Aggiungiamo l'olio extravergine d'oliva, sì, della Riviera Ligure, mi raccomando. Di solito ce ne va della zona, perché poi esatto, fa differenza. Sì. Il basilico che io ho a casa non ha lo stesso gusto di quello che ha. Purtroppo qui. No, sa un po' di menta, vero? Se ho il pesto lo faccio a casa, non ha lo stesso gusto che quello che. Io vorrei sentire che adesso, fuori scaletta, la mamma cosa dice? Nina Quario. Una domanda in diretta per una campionessa del mondo. Il basilico va lavato? Il basilico va lavato e bisogna stare attentissimi ad asciugarlo, perché se rimane l'acqua poi vero? Non viene il pesto, visto che le foglie hanno la forma a cucchiaino, rimane l'acqua, quindi bisogna asciugarlo con uno strofinaccio facendo attenzione a non far partire l'ossidazione, quindi bisogna stare molto attenti ad asciugarlo. Però va lavato. Si sta comportando? È quasi ai livelli della pista, direi. Bravissima, vedo già una salsa che sembra un pesto, quindi andiamo bene. Guarda, se vuoi ti puoi aiutare con questa. I lavori tra lei, Isolde Kostner, Manuela Mölg, ci sarà poi una giuria che valuterà il pesto di Federica e di tutte le altre. È facilitata una gigantista, secondo te? È facilitata, Fede, perché cucina da quando è piccola. E poi è polivalente. E poi ha sempre cucinato, stava in cucina con me, guardava e le piaceva molto. Mi piace quindi mangiare. No. A questo punto un occhio alla qualità, un occhio all'orologio, perché c'è un traghetto che parte, campionessa. Come ti sembra te? Bene, ma non faccio parte di una giuria qualificata che all'interno di questo contenitore valuterà, perché lo ricordiamo anche a Nina Quari, a tutti coloro che ci guardano. Allora, c'è un signore che oggi non vedi, che si chiama Cucinosofo, che si occupa di tradizioni locali e di sapori della Liguria, e con lui alcuni della sua statura e della sua caratura che sveleremo nel corso della trasmissione. Ma quello che vorrei dire, campionessa Camilla, non c'è soltanto il gusto nei parametri no, del vero campionato del mondo del pesto, ma c'è il colore, c'è la finezza, sì, c'è l'equilibrio. Bello, scusa, Sì, però io non so sciare, quindi c'è l'equilibrio dei gusti, quindi l'equilibrio del sapore, ci sono vari. Ma si però può assaggiare mentre lo fai? Ovviamente no? Sì. Cosa sì, abbiamo no, per fare? Brava. Non è abbastanza salato. Esatto, prova, magari prova. Troppo sale, magari l'aglio per fortuna lei non l'ha messo e quindi. Va bene. Io lo mangerei a cucchiaiate. Se fosse una gara saresti contenta? Buono. Sì, ma il problema è che normalmente nelle mie gare so più o meno qual è il parametro, qua non so, dovrei sapere. Sappiamo Isoldo, la Manuela, come siano andate. Così, al contrario. Ciao, così. Sì. C'è l'aglio. Nina, prego. No, è buono, cioè è proprio la consistenza che è diversa. Serve un allenatore. È amalgamato nello stesso modo. Serve un allenatore. Allora, io non so sciare. Presentiamo a tutto il mondo ligure il fratello di Federica. C'è il prodotto di Federica, c'è la prestazione in pista di Federica e c'è la campionessa del mondo di pesto. Volevamo un parere qualificato in attesa dei giurati, se c'è così tanta differenza oppure no. Avevo poco tempo, a mio riscatto però. Il gusto è buono, però scritto il suo e la consistenza è proprio diversa. Al campionato facciamo finta di non essere il fratello allenatore di Federica Brignone però, E poi anche gli attrezzi, Camilla, sono diversi, se vogliamo dire, no? No, è tutta questione di tecnica, fondamentalmente. Come si fa a fare così? Devi pestare un po' di più le foglie. I pinoli andavano bene, le foglie un po' di più. Mi interessava il giudizio. Deve essere proprio acqua. Sono ottimi, cioè è ottimo. E sei un democristiano, però. No, non sono un democristiano, mangerei tutte e due volentieri. Cioè. Cercheremo di accontentare. La sua focaccia. Lì è qua è la focaccia, se vuoi. Vuoi favorire? Favorisci. No, Federica, a proposito, gastronomia, bontà di Liguria, quant'altro, ma maggio-giugno è il periodo in cui gli sciatori e le sciatrici possono un po' liberarsi a livello di alimentazione? Possono anche non guardarla la bilancia? Io in realtà non la guardo mai la bilancia, non ho grossi problemi, mangio sempre quello che mi va. Anche in stagione? In stagione sono obbligata a mangiare quello che trovo, perché in hotel, in giro per il mondo devi un po' adattarti. In questo periodo secondo me è il periodo in cui mangio meglio, perché sono più a casa
ed è il periodo in cui mi cucino di più io, quindi sono sicura di... è il momento in cui mangio meglio, mangio meno schifezze, meno cose condite, meno cose che si sa da dove vengono, ma posso mangiare dei prodotti comunque molto buoni, italiani, chilometro zero, magari del giardino di casa di amici, piuttosto che il mio, piuttosto che e cucinati da me, quindi è il periodo in assoluto dove mangio meglio. Bene, io non so se tu abbia rimediato una lezione di sci, visto così tanta lezione, quelli sono affari vostri. Di solito purtroppo è brutto da dire, ma io l'ho sempre fatto con dei mixer perché non sapevo, certo. Non ho un mortaio di questo genere. Rettore Delfino, venga, perché in questa trasmissione che è diventata ormai familiare inglobiamo anche il rettore dell'Università degli Studi di Genova. Mai successo una lezione così? Eh no, tra l'altro sento un profumo veramente molto intenso. Questa è una roba, cioè proprio, io me lo mangerei a ciuffi. Io so che la nostra campionessa ha anche doti molto importanti dal punto di vista della cucina. Sì, sì, ma puramente e prettamente confermati. Peraltro anche i familiari, il fratello, la mamma dicevano gusto sontuoso, lei con la cucina come se la cava? Io devo dire non sono proprio a mio agio, però certamente oramai... Un grembiule anche lei? Ma sicuramente non sarò all'altezza, però. Federica, grazie davvero di esserti prestata, spero che sia stata un'intervista diversa dal solito, però a questo punto, campionessa, tu sei la notaia e garante di capire la posizione all'interno del concorso. Grazie, rettore, grazie. A questo punto versiamo anche fuori onda il tutto. Federica, grazie, buona Liguria, buon basilico, grazie, buon pesto e viva la nostra regione. E che dire, l'obiettivo per la prossima stagione è? Fare il pesto buono tanto quanto il suo, direi. Grazie davvero. Allora Sergio Rossi, a proposito di traghetti, siamo davanti a Palazzo San Giorgio, sede dell'autorità di sistema per quello che riguarda i viaggi sul mare e non verso i monti, quel traghetto evocato anche da Federica Brignone in partenza verso la Corsica, seppur dalle immagini del telefono che stiamo vedendo e non dal vivo come negli altri casi, qual è il giudizio tecnico su Federica? Ma guardi, chiaramente è un po' da presuntuosi fare una cosa del genere, quello che posso dire almeno... Mi sembra di capire che sia stata bene istruita dalla campionessa del mondo, perché almeno per quel che posso vedere i movimenti sono i movimenti di chi sembra avere della pratica in quel senso, quindi l'ha istruita bene. Poi quanto riguarda il sapore, l'aspetto eccetera, da qui non si vede benissimo, lo sapete voi quello. No, 10 Loden, senza nessun dubbio. E allora siamo lì sempre campioni. C'era anche Simone Calcagno, abbiamo ribadito a più riprese proprio questa divisione tra campionato del mondo del pesto con il padre Paolo, fornitore della prima edizione, e invece il figlio Simone che ha iniziato questa nuova attività legata al pesto, però certamente non si può dimenticare il sapere. Lui lì l'ha istruita perché evidentemente nei suoi 27 anni qualcosa di pesto, di basilico DOP deve aver imparato. Quanto a basilico sicuramente, poi i produttori basilico DOP hanno una capacità e un'esperienza per cercare di fare il miglior prodotto possibile, che è quello che poi ci porta in giro per il mondo, anche lo facciamo conoscere attraverso anche le eliminatorie e tutto il resto. A proposito di compagni di viaggio, Sergio Rossi, sul tavolo di Federica Brignone uno splendido centrotavola che si abbina ai tanti bouquet che abbiamo consegnato dal mercato dei fiori di Genova Bolzaneto alle Dolomiti, e allora il saluto a questa nostra iniziativa da parte del presidente di SGM, la struttura che coordina nel mercato dei fiori e della frutta, Gianni Vassalli. Che siamo proprio contenti perché questa iniziativa di Primo Canale va nel senso della costante trasformazione di SGM che ha governato i cambiamenti, e questa presenza di fiori è simbolica per tutte le attività che Società Gestione Mercato fa a Genova e anche nel processo di internazionalizzazione non solo dei prodotti florovivaistici. Del resto
è un anno che SGM ha avuto dal Comune di Genova la gestione di questa struttura e di queste attività, che sono sinergiche rispetto a quelle tradizionali, che sono quelle dell'ortofrutta. Di fatto siamo un centro agroalimentare, che è sempre stato l'obiettivo, e questa presenza va proprio nella direzione degli obiettivi che ci siamo dati. Del resto, SGM, se non avesse governato i cambiamenti che ci sono stati in tutto questo periodo nel settore agroalimentare, non avrebbe potuto vivere, perché o governi i cambiamenti oppure li devi subire. Questa presenza che Primo Canale ci fornisce quindi merita un ringraziamento. Poi voi vedete i prodotti, e il fatto che siano sulla vostra tavola, al centro della vostra tavola, è motivo di soddisfazione. Non solo perché è un'occasione di dare uno sfogo economico e promozionale a un prodotto, ma perché è la soddisfazione di vedere prodotti che sono anche liguri, che vengono pubblicizzati e che vengono promossi e che costituiscono un elemento di vanto per questa terra che è stretta fra il mare e le montagne, ma che ha una capacità di innovazione e una capacità di eccellenza che viene valorizzata con questa opportunità che voi ci fornite e di cui ulteriormente vi ringraziamo. Buon lavoro a tutti, e viva la Liguria e viva il Tirolo. E dopo queste parole Sergio Rossi, ancora una parentesi culinaria. Dopo lo chef stellato andiamo in una valga, non solo per mangiare, non solo per suggellare il matrimonio mare e monti, ma anche per farle fare dell'attività fisica, non che ne abbia bisogno. No, io continuo a fare attività fisica, credo di avere imparato da... Che scarpinata che ha fatto lì! Da più gusto per la vita, è stata una bellissima iniziativa di Villa Montallegro di qualche anno fa, e da lì ho imparato che bisogna metterci il cibo insieme all'attività fisica, e vede, la malga è il posto ideale, te ne vai a piedi, te ne torni a piedi, quindi smaltisci, ti viene fame prima e smaltisci dopo. La malga che stiamo per andare a vedere, a proposito di profumi, i fiori che abbiamo appena visto, i profumi di montagna in questo pesto nuovamente utilizzato per un matrimonio. Per un matrimonio con un piatto tradizionale dell'Alto Adige e di tutta quella fascia montana, ed è bellissimo secondo me andare dal più rappresentativo esempio di cucina di alta montagna allo chef stellato, è una cosa bellissima, nello stesso territorio, quindi interpretazioni differenti, come è giusto che sia, tutte e due con il loro senso e la loro diciamo collocazione coerente nei posti in cui sono state riprese. E allora godetevi questo spettacolo, questi panorami, e poi al rientro bisognerà capire questo campionato del mondo del pesto tra sportivi, chi lo vincerà, con una sorpresa finale che vi faremo. Extra sci, ma davvero una puntata ad altissima quota e a grande ritmo. Andiamo? Andiamo. Verso il lago di Nives. Roba vera, roba tosta, Sergio Rossi, dopo la cucina di altissimo livello, qui la cucina vera d'alta montagna, mi pare. Sì, poi non vorrei che a casa avessero pensato che noi l'escursione l'abbiamo fatta nell'entroterra, cioè siamo veramente in montagna, c'è ancora la neve e qui siamo in un posto anche un pochino più estremo. Dove siamo precisamente? Siamo su Malga Nevas, in Lapago, su 1880 metri. I nomi dei protagonisti sono la signora Agnes e Manuel. Lago di Nevas, per
chi non è del posto, per chi non è conoscitore della zona. Lei, Sergio Rossi, questi posti l'ha frequentati in passato, il colpo d'occhio è straordinario. Sì, è bellissimo, oggi non è la giornata meravigliosa, però il colpo d'occhio è molto bello. Poi qui è un bellissimo posto, da qui si può partire e andare in diverse escursioni, e fra l'altro la Valle Aurina è qua dietro, non è così lontano. Prosegue così il matrimonio tra Liguria e Tirolo all'insegna della gastronomia. Siamo passati dai piatti che abbiamo elencato nei minuti precedenti a questo piatto, Sergio Rossi. Questo piatto, che è un piatto che ha pensato la signora Agnes per cercare di mettere assieme la cultura, è proprio la cultura più profonda altoatesina, con il nostro basilico e pesto. Al di là di consigliare di venire qui a chi guarda in Liguria e non soltanto in Liguria, cosa bisogna dire, signora, di questo piatto? Allora, qui abbiamo fatto un canedolo con graukäse, il nostro formaggio tradizionale, insieme con pesto genovese. Come si fa a fare, in breve, come si fa a fare il canedolo? Ah, è facile, no? Si prende pane seccato e poi porri, sì. Sale, pepe un po', il formaggio grigio naturalmente, latte e uova. Poi si mescola tutto assieme. Si lascia riposare per un mezz'ora, quarto d'ora, e dopo si cuoce in acqua polente. Poi come fosse pasta, poi si mette dentro l'acqua. Sì, prima si fa i canedoli e dopo si mette dentro. Il richiamo ovviamente nel pesto, il matrimonio, Sergio Rossi. Sì, il matrimonio è in questa salsa che ha fatto col graukäse e ha messo il formaggio grigio, l'ha messo anche sopra. Però ha messo anche il pesto, ha fatto friggere delle foglioline di basilico fresco DOP genovese e anche il pesto, oltre che nel graukäse, l'ha messo sopra, in modo che uno quando lo gusta, gusta graukäse, pesto assieme. Ma com'è la vita qui? Voi qui aprite a fine maggio, andate avanti per tutta l'estate con formaggio, allevamento, pecore, ma anche mucche. Una vita dura? Sì. Ah, la vita è dura qua, sì. Si deve ogni giorno ti devi alzarti a mungere, dopo devi fare il formaggio. Per esempio anche quello graukäse, anche un prodotto nostro che facciamo qua in Malga. Sì, abbiamo le nostre 15 vacche e anche 50 capre. C'è ben da lavorare qua. Ecco, capre appunto e non pecore. Sergio Rossi, stiamo vedendo dei video. Che video sono? Penso che immagini il riferimento ai video della signora Agnes che sta facendo il canedolo, perché a dirlo, il cineoperatore è stato lui e come vedete era una bellissima giornata, ce li ha fatti lui, perché noi non eravamo qui quando la signora li ha confezionati, perché invece di descriverli solo, vedere come si fanno materialmente è molto più semplice. Una parola sul formaggio, Sergio Rossi. Ma il graukäse è un formaggio straordinario, credo sia anche giusto nominare Martin Pirker, che ha cercato di fare tanto, è un giovane, un amico di qua, ha cercato di fare tanto per il formaggio grigio, per la divulgazione, per tutta la promozione che è stata fatta. È un formaggio che, a quello che avevo capito, si fa dopo le prime lavorazioni del burro, eccetera, quindi è un formaggio molto magro ed è un formaggio tipico veramente della Valle Aurina e delle zone qua attorno. C'è ancora neve sui monti, qui siamo a un'altezza di? 1880 metri. Questo lago, voi dite, si riempirà nelle prossime settimane? Sì, metà giugno, 20 giugno normalmente è pieno. Adesso scioglie tutto e dopo si riempie. Ma voi della Liguria cosa conoscete? il pesto. Naturalmente. Era buono il pesto? Buonissimo. Tu sì. Ci hai raccontato di esserci stato? Sì, sono anche stato, ho fatto tutto la Spezia, la Riviera. Cinque Terre, sì. Si conosce, no? Sergio Rossi, fatemi ringraziare in conclusione di questa parte di trasmissione, perché Viaggio in Liguria andrà avanti ancora con una sorpresa che non vi svegliamo, chi ci ha supportato in questo matrimonio, padre e figlio, abbiamo diviso insomma le parti, lo abbiamo raccontato molto bene, da una parte abbiamo raccontato in lungo e in largo l'importanza per noi genovesi e liguri del campionato del mondo del pesto al mortaio, di cui Paolo Calcagno, il padre, è fornitore ufficiale, e poi, slegato da questa manifestazione, abbiamo raccontato tra i vari sostenitori di questa trasmissione anche la nuova avventura del figlio Simone, recentissimo produttore di pesto. E allora li vogliamo qui con noi per ringraziarli e soprattutto per, esattamente come è successo per gli altri sostenitori di questa trasmissione, dirgli un grazie particolare a 1800 metri di quota.
sono i notai di questo matrimonio che formalizzano quest'unione, Rossi. Sì, hanno portato il pesto fuori il basilico, fuori zona, perché qui il basilico bisogna stare attenti perché alla sera già parte e quindi c'è un basilico infreddolito che però viene nobilitato dal lavoro loro e quindi chissà, dai, ci auguriamo che questo matrimonio vada avanti, Liguria e montagna. Ho sentito che Paolo Calcagno raccontava per esempio alla famiglia Mölg che non può andare sotto i 15 gradi di sera. Sì, il problema è che la notte qui in montagna fa freddo, tenerselo in casa vicino alla stufa quasi, perché qua penso che avrete ancora la stufa accesa la sera. La stufa. Sì, è vero, perché io ho comprato quest'anno il basilico e tutto morto. L'abbiamo portato. Non c'è, per quello non c'è qui. Riparta con quel nuovo basilico. Però lo metta, per riportare. Lo metta a coperto però, perché sennò lo deve tenere in casa. Questo per forza, bisogna che lo tenga in casa davanti a una finestra, con un sottovaso, i vasetti, le piantine, invece i mazzetti di basilico genovese dopo che l'abbiamo portati, lei si potrà dilettare a farsi del pesto o delle altre piatti della sua cucina tirolese. Simone, grazie anche a te per il pesto, questa nuova avventura che nulla c'entra col campionato del mondo del pesto al mortaio, ma è che è sicuramente ambiziosa perché mette un giovane a scommettere su se stesso, sulla propria famiglia. Credo che sia stata un'importante occasione anche per te. Sì, esatto, soprattutto perché poi abbiamo incominciato a poco nel mese di aprile, quindi è stato un ottimo regalo anche per il mio compleanno, che abbiamo festeggiato 27 anni e inaugurato questa nuova avventura. E sì, assolutamente, è stata un'ottima uscita e è stato molto bello portarlo anche fuori dalla nostra regione. Grazie davvero alla famiglia Calcagno, ha capito Rossi, un compleanno di lavoro. Va bene, meno male che ci siano ragazzi così che lavorano. Cos'altro aggiungere su questo scenario, su queste splendide immagini di Massimo Fornasier? Ma io penso che la cosa bella davvero sia cercare di unire questi prodotti uno con l'altro e poi avere trovato sempre anche questa simpatia, questo modo aperto di dire ah bello c'è il pesto, allora io faccio questa cosa, metto il pesto con i canedeli. Cioè è veramente una cosa che al di là di qualunque parola poi unisce e questa umanità che si trova è il risultato più bello. Quindi per sintetizzare tutto il nostro messaggio, caro Calcagno, loro il basilico lo devono coltivare in vasetto, non sarà quello DOP che lei a ogni parte del mondo dice deve essere quello DOP, DOP coltivato in terra, qui bisogna farsene una ragione. Bisogna farsene una ragione, ma visto che il signor Rossi è un amante della montagna e viene su e a noi piace la montagna, potremo periodicamente venire su, unire l'utile al dilettevole, portare il basilico e venire a stare qualche giorno in questi bellissimi paesaggi e questo bellissimo territorio. Il contratto lo fa lei, Rossi, io non voglio saperne nulla. Ma io guardi, se io basta che mi paghino, porto su tutto quello che devo portare, mi piace anche, quindi. Ragazzi, grazie di questa ospitalità, buona estate, in bocca al lupo grazie. E grazie. Ora assaggeremo anche, no? Certo che assaggiamo, la signora l'ha fatti per tutti. Certo. E grazie ancora a Simone e Paolo, non è finita Viaggi in Liguria. Ma manco per niente. Dopo la pausa, grandissima sorpresa, arriviamo. Avevamo evocato una sorpresa, Sergio Rossi. La sorpresa purtroppo l'abbiamo avuta noi, mentre chi doveva essere il soggetto della sorpresa per ora dovrà aspettare. Nei pressi di Verona succede questo, una coda impossibile che ci accomuna in qualche modo alla nostra amata regione. Il basilico per il momento resta nel bagagliaio e chissà come finirà questa trasmissione, Sergio Rossi. Ma noi speriamo che finisca bene, anche perché soprattutto speriamo che non sia successo niente a chi ha avuto l'incendio sul mezzo, che pare sia fermo più avanti e si risolva la cosa alla svelta. Però rimane il fatto che noi siamo fermi da un'oretta, direi, e purtroppo la sorpresa per voi rimane solo una sorpresa sperata per adesso. Andremo a vedere nei prossimi minuti come sarà questa conclusione di trasmissione e allora, visto quello che è successo, le chiedo in anticipo il telegramma di questa trasmissione. Cosa lascia la puntata sulle Dolomiti, il ponte tra il mare e la montagna, in nome del basilico e non soltanto? Ma a me lascia diverse sensazioni. La prima sensazione che sia proprio la cosa giusta fare questo, cercare di promuoverci, di promuovere la nostra regione al di fuori come fanno altri e come noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare l'anno scorso e ripetuto quest'anno.
E poi l'idea che questa nostra idea di andare fuori sia assolutamente accettata benevolmente da chi ci ospita. Quindi questo davvero è una cosa che ti apre il cuore, soprattutto a maggior ragione quando sono grandi campioni che per nulla sono stati presuntuosi, ma sono stati accoglienti, gentili, simpatici, disponibili. Quindi direi un'esperienza bellissima, speriamo di poter ripetere più volte. La trasmissione di Viaggio in Liguria non è finita. Come è finita? Beh, lo scopriamo da qui a qualche secondo. Sorpresa, Sergio Rossi, nonostante 3 ore di coda sulla 22 fermi a Verona, siamo arrivati grazie alla pazienza di questi signori qua. Sì, infatti bisogna ringraziare loro, naturalmente, questo, che ci hanno aspettato, ma soprattutto anche lui che ha avuto la pazienza di rimandare l'appuntamento. Dal Tirolo a Genova Ponte Decimo il passo sarebbe anche breve nonostante le autostrade, ma nel tempio del ciclismo, hotel, albergo nazionale che tanto ne ha viste in termini di due ruote, tantissimi aneddoti, ma soprattutto Ponte Decimo significa per Gilberto Simoni, e lo ringraziamo davvero di essere con noi, di essersi prestato a chiudere questa trasmissione, 2 volte vincitore del Giro d'Italia, 2 giri dell'Appennini, la corsa dell'Alta Valpolcevra 2003-2005, più difficile scalare la Bocchetta o fare il Pesto? No, scalare la Bocchetta sicuramente. Non ti ho detto, faccio da mangiare solo per la mia sopravvivenza, però vedo che insomma sono riuscito anche a fare il Pesto, cioè, ci sto riuscendo. Abbiamo scalato le montagne, il Brennero, per andare a prendere i trentini sono arrivati al mare, qui in questi giorni Gilberto Simoni per ricordare la memoria di Davide Rebellin, proprio con la cronoscalata della Bocchetta, la vigilia del Giro dell'Appennino. Come si comporta Sergio Rossi? Ma io spero che non vengano al campionato, perché questi qui uno per l'altro arrivano in finale. Ora sta mettendo, cioè, fatemi ancora. Salutare e ringraziare anche Davide, che di cognome fa? Manitto. Davide Manitto, nuovo corso dell'albergo nazionale dopo decenni della famiglia Calcagno, una storia di ciclismo, di sport, ma soprattutto di presenza sul territorio che continua. Assolutamente sì, dopo un sacco di anni di gestione appunto dei miei antenati, la famiglia Calcagno, la tradizione continua uguale a prima, assolutamente. Allora, tanti campioni che hanno preceduto Gilberto davanti al mortaio hanno avuto assistenti differenti, chi i produttori di basilico, chi i produttori di pesto, chi la campionessa del mondo in carica. Gilberto ha un cuoco ispirato alla tradizione. Da queste parti come si fa il pesto? Da queste parti ormai purtroppo è difficile farlo a mortaio, però assolutamente noi è una ricetta che continuiamo a seguire il più vicino all'originale possibile, e il nostro pesto è un prodotto che va molto volentieri. E Sergio Rossi, approfittiamo di Gilberto anche per dirla tutta, ovviamente, il mortaio ci abbiamo giocato per 1 ora e mezza in questa trasmissione, però poi c'è anche chi deve fare della ristorazione, no? Ma guardi, qui, il chiarimento è sempre il solito, tutto questo discorso del pesto al mortaio è stata una cosa bellissima,
e diciamo anche che ha avuto dei risvolti, se vuoi, turistici, eccetera. È chiaro che poi, se vogliamo poi essere onesti, tutto il mondo della ristorazione e dell'artigianato, eccetera, fa il pesto con il frullatore, il mixer, eccetera. Però, quanto olio? Olio sempre poco, perché siamo liguri. Lui magari come trentino sono un po', loro sono un po' più generosi. Il vino lo sappiamo bene che l'olio no, da noi si usa più, si sarebbe fatto col vino. Ecco, voi lo fate. Però insomma qui l'olio è buono e sicuramente... Un pesto da alpini, via. Insomma. Come sempre, la cucina è anche una delle metodologie migliori per chiacchierare, per parlare. Oggi Gilberto Simoni che fa? Oltre a fare il pesto. Io mi diverto ancora con la bicicletta, mi piace andare in bicicletta, non ho mai smesso di andare in bicicletta. Mi do da fare a casa perché bene o male ho una piccola immobiliare, ma questo insomma un po' perché non mi piace star fermo, mi piace darmi da fare, tenermi sempre attivo e poi anche con i ragazzi a Palù, al paese mio. Abbiamo una squadra, la Monte Corona, che ha fatto l'anno scorso ha fatto 70 anni e abbiamo tutti i ragazzi che vanno in bicicletta dai 5 ai 19 anni, insomma, quindi tutte le categorie giovanili e organizziamo un sacco di gare, abbiamo tutte le squadre. Insomma, fermo mai. Insomma. Da fare ce n'è sempre. Allora, devo dirle a Sergio Rossi che a Ponte Decimo Gilberto Simoni è arrivato con la moglie, ma non le ha detto nulla di questa prova. Veda lei le considerazioni del caso. No, secondo me sono tutti uguali agli uomini, perché ha visto anche lassù. Non volevano far sapere che fanno qualcosa, se no poi a casa gli tocca fare. Se no ti vedono un attimo sul divano e dicono ma che c'è da fare questo? E l'hai fatto bene il pesto però. 2000. Ti dico una cosa, il pesto è io credo che sia un elemento che negli sportivi si può usare molto, perché bene o male non ha niente che... Forse l'aglio che appesantisce, ma non... A casa mia si usa molto mangiare il pesto, credo 2-3 volte a settimana noi facciamo col pesto. Oltre noi naturalmente assaggiarlo, lui visto che fa la pasta col pesto, adesso poi se lo assaggerà anche lui per dire di se stesso se è contento. Bene, vediamo. Mentre finite Sergio Rossi, vado da Davide per chiedergli quanta responsabilità c'è in queste mura, guardando anche queste immagini, tutta gente che dal nazionale è passata, da Coppi a Martini ai grandissimi oltre Gilberto Simoni. Assolutamente un carico di responsabilità importante, ti ripeto, la nostra volontà... Perché credo che siate uno dei locali più storici della zona. Assolutamente sì, e la nostra volontà è di poter continuare in questo percorso e continuare come è stato fatto fino ad oggi, anche nella vicinanza con il mondo sportivo. Molto noti non soltanto a livello di albergo ma anche di buona cucina da queste parti, l'albergo nazionale. Detto ciò, Rossi... È meglio che questi stiano a casa, perché se vengono vincono o lui o i suoi soci di prima vincono sicuro. I trentini in montana arrivano bene a fare il pesto. Ma non so io, siete stupefacenti davvero. Certo, invece cosa ne pensi del ciclismo di oggi? Tu l'Appennino l'hai vinto quando l'arrivo era proprio qui a Ponte Decimo, oggi si arriva nel cuore di Genova, è uno degli arrivi più belli, ma insomma per tutti noi polceveraschi c'è un po' di nostalgia di quell'arrivo in Piazza Rimondi. Ti piace il ciclismo di oggi? Ma sai, allora qui vedi, ci sono delle foto molto storiche, se penso a questo ciclismo qui non era uguale al mio, e anche se non sono passati 50 anni, ma in 20 anni il ciclismo è cambiato ancora, ma non credo che siano cambiati gli uomini, è cambiata la bicicletta, è cambiato tutto quello che ci gira attorno, è cambiato il nostro stile di vita e quindi anche i ragazzi si sono adeguati al momento. È dura correre in bicicletta, si fa fatica e al giorno d'oggi insomma credo che ci sono pochi lavori che si suda, che si fa veramente fatica. Fare il cuoco in un ristorante è dura, magari lavorare ancora a far gallerie, ma credo che in certi lavori insomma la fatica sia sparita. Se Thomas a 37 anni arriva secondo e perde il giro all'ultimo giorno, Gilberto Simoni quel giro appena concluso l'avrebbe vinto. No, perché ci ho provato anch'io, credo di aver fatto un terzo a 36 anni e sapevo che c'era questa storia qua del più vecchio, però insomma non ce l'ho fatta anch'io, soprattutto perché
Il finale per Thomas era molto duro, è difficile a quell'età recuperare tutti i giorni, insomma ci fosse stato un riposo in mezzo, un buco, una tappa un po' più tranquilla, certo. Lui forse avrebbe recuperato perché i secondi sono pochi, però 4 giorni così a tutta, non, ogni giorno si accavalla uno sopra l'altro. L'assaggio, Sergio Rossi, e poi mentre Gilberto assaggia, per noi è venuto il momento del verdetto, perché cari amiche e cari amici vi avevamo detto che ci sarebbe stato in questa conclusione di trasmissione la palma del miglior pesto tra tutte le campionesse e i campioni che si sono alternati davanti alla telecamera. Intanto Gilberto dice... Un po' troppo sale. Secondo me ha ragione, ma io torno sempre al solito problema. Il pesto così va bene, ma se lo mangi sulla pasta sarebbe buonissimo. Basta tenere la pasta con un goccio di sale in meno. Aspetti, assolutamente d'accordo, ci sa fare. Non è salato quindi? No, è saporito, però siccome lo metti sulla pasta e lo assaggi, perché se la pasta, certo, non è che ce l'hai cotta da un quarto d'ora, devi adesso farla cuocere, casomai tieni indietro un goccino la pasta e questo qui te la fa diventare buonissima. Gilberto, chiudiamo mentre Sergio Rossi prepara la lista del podio tra tutte queste campionesse. Una parola sull'Appennino, è doverosa, sul giro dell'Appennino, sul tuo giro dell'Appennino, sulla nostra gara, quella piena di memoria ma di cuore per noi genovesi dell'entroterra. Ma io ne ho fatti parecchi, e ho vinto una volta a Ponte Decimo, una volta ho vinto al museo di Fausto Coppi. Credo che sia comunque qualcosa di spettacolare per un ciclismo moderno che va, che va nel mondo, no? Sicuramente tutti hanno soldi, noi genovesi ne abbiamo sempre un po' meno, ma ci proviamo. No, ma sicuramente, guarda, il problema dei soldi ce l'abbiamo tutti, soprattutto per organizzare gare importanti come queste, però credo che a livello televisivo, perché ormai il ciclismo va molto sui social, e quindi Genova è comunque una bella città, un bel centro, ha una visibilità che è molto spettacolare. Certo, Sergio Rossi, tocca a lei, è il momento del verdetto. 3 ore in macchina, fermi a Verona, sono stati utili per pensare e per ripensare, per fare le somme, le sottrazioni, i calcoli, e il verdetto è? Allora, il verdetto è che io di nascita non sono un giudice, perché non mi piace giudicare niente. Però il verdetto è che questi qui sono a un livello talmente alto, tutti. Se posso dire... Poi Gilberto l'avevamo lasciato fuori. Noi l'abbiamo lasciato fuori. Infatti non c'è il barattolino appositamente. I due amici su sono stati bravi, bravissimi, ma un pochino bravi meno, un po' meno bravi di Manuela. E Isolde è stata abbastanza brava, come sicuramente come Manuela. Quindi alla fine della favola diventa molto difficile dire chi è il primo. Io eviterei di dire chi è il primo, anzi... sarebbe bello vederli tutti assieme e dire vabbè, ora vediamo chi lo fa veramente buono e poi ci mangiamo la pasta. Io non so esprimere, la farei la democristiana, direi evitiamo di fare il campione che ieri ci abbiamo pensato 3 ore seduti in macchina in coda e lasciamola così. Però farei così, visto che... Sai quanto pesto avresti potuto fare se... avevamo il mortaio, avevamo il basilico, ma non... I camionisti. Avevamo anche idea di farlo fare ai camionisti lì vicino, però... Facciamo così, che non si sbaglia, anche se lui era fuori categoria. Di podi ne ha visto tanti, tantissimi, ha spasso per tutto il mondo, vede anche quello del pesto. Va bene? Sì, va bene. Direttamente dal mercato dei fiori qui della Valpolcevra, Gilberto, grazie davvero della tua simpatia e della tua disponibilità. Grazie a tutti, grazie Davide di averci aspettato fino a tarda ora. Grazie a voi. Sergio Rossi, grazie a lei, a tutta la troupe, Massimo Fornasier, al resto degli amici che ci hanno supportato. Speriamo davvero che sia stata di vostro gradimento questa puntata ponte tra mare e montagna. Ci vediamo come sempre tra 7 giorni. 7 giorni, ma speriamo di farne anche altre. Viva la Liguria, viva il Trentino. Questa trasmissione vi è stata offerta da Azienda Agricola Paolo Calcagno, Olio Roy, Montallegro, Centro Agroalimentare di Genova, Cantine Lune Bosoni, Pastificio Artigianale Alta Valle Scrivia.